Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare con un'arma nuovissima, mai vista, un'innovazione incredibile che hanno aggiunto in questo gioco. Sto parlando proprio della via dinanzi. Via dinanzi automatico che già esisteva da molto tempo, esisteva dall'anno 1 di Destiny 2, è stata una delle prime armi dello standard che hanno aggiunto e che non si sa per quale motivo hanno voluto riaggiungere. Ora, questa è la seconda volta che registro questo video, perché la prima volta avevo registrato tutto quanto con il microfono mutato. E la prima volta ho registrato il video, siamo sull'account di Raika tra l'altro, con questo via dinanzi che Raika aveva droppato con frenesia alimentare, grilletto facile e prodigio sulla gittata. Tuttavia nel frattempo ne ha droppato un altro, che è decisamente meglio, ovvero con quarta fortunata e caricatore multiuccisione, che è quello che andremo a vedere oggi. Ora però in questo video voglio fare un piccolo esperimento, ovvero vedere nella prima partita la nuova via dinanzi, quindi l'automatico nuovo con questi perk, mentre nella seconda partita la via dinanzi vecchia, quella dell'anno 1, che è essenzialmente la stessa identica arma, se non fosse che ha qualche perk in meno, appunto perché era ancora con il vecchio sistema delle armi. Ma andiamo subito innanzitutto a vedere come l'ha droppata Raika. Innanzitutto il mirino, abbiamo zoom esteso o zoom ridotto, preferiamo assolutamente mettere zoom ridotto, anche se non è un mirino fisico ce lo facciamo andare bene lo stesso. Per quanto riguarda invece i perk peculiari sono una quarta fortunata, quindi mettere 4 colpi precisi in rapida successione ce ne rigenera 2 nel caricatore, non è chissà quanto utile, però per un automatico comunque 4 colpi precisi si mettono abbastanza facilmente, e caricatore multiuccisione, che secondo me è un perk molto molto buono in generale sia sugli automatici che su qualunque altra arma, in particolare forse sugli automatici, che appunto ci aumenta il danno all'aumentare delle kill rapide che abbiamo fatto prima di ricaricare. Prodigio sulla velocità di ricarica, che non è essenziale, quest'arma ha una buona velocità di ricarica, poi dipende se si droppa con il perk per esempio nuovo dello standardo che ci aumenta la stabilità a discapito della velocità di ricarica quando killiamo, magari potrebbe essere utile, però secondo me è un perk che non vale la pena utilizzare, quindi preferisco di gran lunga questo roll. Ho messo un calcio controbilanciatore giusto per mettere qualcosa in più, e direi che però adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, iniziamo subito con il dire che, come avrete letto dal titolo, in questo video sì, parleremo anche dell'arma, però voglio concentrarmi un attimo sul discorso dello standard di ferro, che secondo me sta veramente perdendo di significato. Che cosa significa? Cosa voglio dire con il fatto che lo standard di ferro sta perdendo di significato? Che ormai lo standard di ferro, che era una competizione iconica, un qualcosa di diverso da comunque tutto il crogiolo che esisteva al momento, sta veramente perdendo di significato, non ha più un senso. Alla fine lo standard si è sempre fatto per prendere le armi e le armature, che erano appunto inedite dello standard e comunque avevano un senso, nel senso che le armi e le armature dello standard, le armature erano carine. Le armi avevano un senso, erano magari armi un attimino particolari. Mentre adesso questa cosa si sta veramente andando a perdere in una maniera allucinante, perché questo automatico, ok, parliamo di questo automatico, è sicuramente un buon automatico perché rientra nel meta degli automatici, nella categoria degli automatici che sono in meta al momento. Però non è sicuramente il miglior automatico che esiste al momento in gioco, cioè ce ne sono altri nettamente superiori. Vedi un evocatore, vedi un fame ruggente, un Suros Regime, che comunque è esotico, quindi ci può stare che abbia una gran differenza. Però comunque in generale questo non è assolutamente il miglior automatico che esiste in game. Quindi la domanda sorge spontanea: per quale motivo è stata aggiunta in una competizione come lo standard di ferro? O meglio, mi spiego meglio, per quale motivo ci hanno addirittura dovuto fare una quest? Perché questo automatico si ottiene tramite una quest, che non è difficilissima, però comunque è una quest, è un qualcosa che richiede un minimo di tempo, che richiede un minimo di impegno, per appunto andare a droppare un'arma che non è essenziale. Vedete, l'evocatore mi ha letteralmente spaccato. Ora, per carità, non sto dicendo che tutte le armi che vadano aggiunte debbano per forza essere l'arma più forte del gioco, assolutamente, anche perché sennò perderebbero di significato nell'altro verso. Però è anche vero che se aggiungi un'arma, secondo me, un'arma soprattutto ottenibile tramite una quest, ci deve essere un minimo di competitività. No, aspetta, compe cosa? Risentiamolo un attimo. Ci deve essere un minimo di competitività. Di competitività. Ah, ok. Andiamo avanti, va. Tra quell'arma e le armi che già sono presenti in game. Altrimenti è inutile che io mi faccia la quest.
Poi per carità, sicuramente questo è un buon automatico, perché come ho già detto rientra nel meta degli automatici, ha la cadenza giusta, è l'archetipo di automatico giusto che si utilizza al momento in questo gioco, quindi sicuramente non è un'arma cattiva, però vedete, fame ruggente mi devasta comunque. Cioè io quest'arma la vedo veramente come il fallimento dello standard di ferro, perché è diventato qualcosa che non ha un senso, non ha veramente significato. Mentre una volta in Destiny 1 soprattutto aveva decisamente senso lo standard di ferro, una competizione innovativa, era qualcosa di diverso, bella granata, diverso dal solito. Però le armature dello standard sono un qualcosa che erano sempre state nuove, erano sempre state innovative. Ora devo dire che comunque con caricatore multiuccisione l'automatico è veramente molto buono, perché anche con le kill singole il danno aumenta, il che è veramente molto molto buono secondo me come perk. Infatti lo adoro assolutamente molto più di caricatore, come si chiama? Caricatore assassino. Però rimane comunque il fatto che io quest'arma la vedo veramente come un contentino che ci hanno voluto mettere giusto per farci fare qualcosa. Perché alla fine questa doveva essere la season fantastica, incredibile, in cui finiva tutto il corso della storia. E in realtà, secondo me, è tutta una grandissima introduzione a quello che sarà poi Oltre la Luce. Che sicuramente si prospetta essere un'espansione interessante, eh? Però il fatto che appunto lo standardo debba diventare semplicemente un aggiungiamo una quest, che poi alla fine la quest che aggiungono ogni standardo, ad ogni standardo aggiungono sta benedettissima quest il cui solo scopo è farti sbloccare gli engrammi. Ma questa è una cosa che proprio non sopporto, perché è veramente una presa in giro, semplicemente per farci fare qualcosa in modo che poi possiamo riscattare i pegni. Ora comunque in questa partita non sto giocando malissimo, l'arma ve l'ho detto non è un'arma, non è scarsa, è una buona arma, rientra nei metodi automatici, quindi ci sta, dicevo, a senso di esistere. Ma adesso vediamo nella seconda partita in cui andremo a provare l'altra versione della via dinanzi, la prima, che appunto è quella che è stata aggiunta, che è stata inserita direttamente all'inizio del gioco. Ok, adesso invece siamo con la vecchia via dinanzi, che è molto più simile in realtà al roll con cui avevo registrato il video scorso. Innanzitutto c'è un altro mirino, che è quello sempre a corto raggio, però un mirino fisico, che in realtà di solito preferisco, però in questo caso forse mi piace un pochino di più quell'altro. Ed essenzialmente l'arma è esattamente la stessa, se non fosse appunto che cambiano i perk. Ora, l'altra volta nello scorso video in cui il roll era molto più simile a quello che in realtà è la via dinanzi ed è di quella vecchia, il confronto era molto più palese, nel senso si vedeva proprio che l'arma era esattamente la stessa, mentre adesso sicuramente il distacco è maggiore, considerando che quell'altra c'ha caricatore multiuccisione che diciamo fa la differenza in alcune situazioni. Però vedete, comunque anche quella vecchia non è per niente una cattiva arma, anzi con questo mirino ha sicuramente più stabilità. Aia. Però vedete che non è per niente male nemmeno la versione vecchia. E questo mi fa arrabbiare ancora di più, perché questo significa che questa aggiunta di un'arma che già esisteva e che già era buona di per sé è stata semplicemente un vediamo un'arma che in pochi si ricordano e che se la aggiungiamo magari non tutti si rendono conto che è un'arma che già esisteva. È un'arma buona? Va bene, nessuno se n'è accorto, rimettiamola. E veramente questa la vedo palesemente come una presa in giro, come un contentino per darci un qualcosa da fare e per farci saltare per un'arma che dovrebbe essere nuova ma non lo è. Che cazzo è successo? Ma perché Riccardo Vitali ha ceduto? Ok ragazzi, quindi questa era l'arma, o meglio queste erano le armi. Io rimango della mia idea, ovvero che quest'arma sia un po' veramente una presa in giro, sia la morte dello standardo. Penso che il titolo di questo video sarà proprio questo. Però vi ripeto, ditemi nei commenti se la pensate allo stesso modo o se invece siete di un'altra idea. Spiegatemi ovviamente se siete di un'idea contrastante, per quale motivo, perché comunque siamo qui per confrontarci. Detto questo, vi direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua sala.